salutiamo il dottor Marco Lupo, che è qui accompagnato da un suo collaboratore, che è il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Lazio. L'audizione ha per argomento le problematiche ambientali connesse all'incendio dello stabilimento Eco 10 di Pomezia. Comunico che questa audizione è trasmessa nel circuito web interno del Senato. Dottore Lupo, a lei la parola, prego. Intanto buonasera a tutti, io mi sono permesso di portare anche, diciamo, in formato cartaceo le slide, ne ho portate 6 copie, spero bastino. Allora, ho preparato una breve relazione accompagnata anche da alcune immagini per illustrarvi gli interventi che sono stati svolti dall'Agenzia a seguito dell'incendio verificatosi in data 5 maggio, cioè venerdì 5 maggio, presso l'impianto EcoX di, per la precisione, Ecoservizi Ambiente di Pomezia. E ho non solo elencato le attività svolte dall'Agenzia per il monitoraggio delle matrici ambientali, ma anche ho riassunto quelli che sono stati le attività svolte anche dalle AS competenti e dall'Istituto Zooprofilattico. Già dal giorno dell'incendio, ossia il 5 maggio di scorso, i nostri operatori si sono ovviamente recati dalle prime ore presso l'impianto e hanno installato una serie di campionatori attivi e passivi nei pressi dell'incendio per misurare non solo le polveri, quindi PM10, ma anche IPA, diossine e PCB, che sono le sostanze che solitamente si sprigionano nel caso di incendi. Analogamente sono stati installati dei campionatori passivi la cui funzione è quella di misurare eventuali dispersioni di solventi che solitamente avvengono in questi casi. Ovviamente, a parte i campionatori installati nei pressi dell'incendio, abbiamo fatto riferimento alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria, che è costituita da una serie di centraline fisse che sono ubicate su tutto il territorio regionale e integrate da una centralina mobile che abbiamo installato presso il comune di Albano, a circa 13 km dall'incendio. Abbiamo prodotto altresì un modello che solitamente elaboriamo in questi casi, è un modello matematico che sulla base delle condizioni meteoclimatiche presenti durante i giorni dell'incendio individua le aree in cui con più probabilità vi potrebbe essere un deposito di eventuali contaminanti, in modo da concentrare sia noi che le autorità sanitarie in quelle zone di concentrare le analisi delle varie matrici, quindi non solo suolo e acque superficiali per quanto ci riguarda, ma anche per quanto riguarda le ASL, vegetali e alimenti in generale. Abbiamo già effettuato dei campionamenti di suolo nelle aree di ricaduta, proprio avvalendoci di questo modello, e abbiamo iniziato le attività di supporto alla Procura di Velletri nell'ambito di una delega di indagine che ci è stata fornita nei giorni successivi all'incendio, soprattutto per la determinazione della qualità e della quantità dei rifiuti presenti nel sito di analisi di eventuale dispersione di contaminante ai fini di una eventuale contestazione del reato di inquinamento ambientale. Questi sono, in questa foto vedete contrassegnati con il puntino giallo, i campionatori attivi e passivi che abbiamo posizionato nei pressi dell'incendio. Vedete adesso a me non funziona il mouse, però vedete che nell'area contrassegnata con rosso, quindi proprio nelle immediate vicinanze dell'incendio, abbiamo installato un campionatore attivo proprio per la misurazione di diossina, IPA e PCB, e i punti gialli che vedete intorno sono i 3 campionatori passivi che sono stati ubicati a distanze di 100, 200, 300 metri proprio per individuare l'eventuale dispersione di solventi.
Questo è uno dei campionatori, la foto di uno dei campionatori ubicati nei pressi dell'incendio. Vedete che è proprio ad una distanza molto ravvicinata dall'impianto. Queste sono le reti, queste sono alcune delle centraline fisse che abbiamo utilizzato per la misurazione di eventuale diffusione di contaminazione nell'aria. Vedete che abbiamo delle centraline fisse che sono ubicate ad Aprilia per quanto riguarda la zona verso Latina e invece a Ciampino, Cinecittà, Fermi per quanto riguarda la zona di Roma Sud. Abbiamo utilizzato anche, la vedete contrassegnata anche quella col puntino giallo, il mezzo mobile che abbiamo ubicato presso il comune di Albano. Questo è il modello di ricaduta, ossia, come vi dicevo, le aree che abbiamo individuato attraverso l'analisi delle condizioni meteoclimatiche nei giorni successivi all'incendio, su cui riteniamo che più probabilmente vi potrebbe essere una eventuale ricaduta di contaminanti e quindi sulle quali sia noi che l'ASL e lo istituto profilattico abbiamo concentrato la maggior parte delle analisi. Ovviamente abbiamo fatto dei campionamenti anche nelle altre aree, ma con più fitti in queste zone. E qui sono rappresentati, vedete, i campionamenti fatti da noi di Arpalazio, in un'area il primo cerchio indica i 500 metri, poi un chilometro, due chilometri, l'ultimo cerchio individua l'area che ha un raggio dal luogo dell'incendio di 5 chilometri. E i punti col pallino blu sono tutti i campionamenti che noi abbiamo effettuato di topsoil nelle aree individuate dal modello. Nell'ambito della delega di indagine abbiamo già iniziato le attività di sopralluogo presso l'impianto, chiaramente insieme ai carabinieri del NOE, e anche di verifica dei registri di carico e scarico, insomma di tutta la documentazione utile per risalire alla quantità e qualità dei rifiuti e soprattutto verificare in loco l'eventuale presenza di rifiuti non autorizzati, ovviamente anche al fine di effettuare tutta una serie di analisi che serviranno poi nell'ambito dell'indagine della Procura. Mi sono permesso di portare alcune foto che non credo siano, come dire, suscettibili di... Ecco, queste sono le foto dell'impianto dopo l'incendio, e ne ho messe diverse. A questo punto vorrei illustrarvi quelli che sono i dati che abbiamo ricavato. Ho inserito nella relazione anche i dati che abbiamo prodotto nella giornata di oggi, perché chiaramente noi abbiamo installato dei filtri, abbiamo già avuto i primi dati, ma i filtri vengono riposizionati chiaramente perché il monitoraggio continua e quindi ogni a cadenza di 3-4 giorni forniamo ulteriori dati, quindi i dati di oggi sono già ricompresi nella relazione. Questi sono i dati dei campionatori installati nei pressi dell'incendio, quindi ad una distanza di 100-200 metri per quanto riguarda il PM10, quindi quelle che in gergo vengono chiamate polveri sottili. Come vedete, nei pressi dell'incendio vi sono stati nei primi giorni, già da cominciare dal 5 maggio, dei valori particolarmente elevati, in particolare 130 microgrammi per metro cubo e poi 70 il giorno 6 maggio e con il picco del 7 maggio di 373 microgrammi per metro cubo, per poi questi valori riposizionarsi al di sotto dei limiti di legge. Ricordo che il limite di legge è 50 microgrammi per metro cubo e sebbene il decreto legislativo 155 del 2010 prevede che questi valori non devono essere superati per più di 35 giorni l'anno. E in questo caso chiaramente il numero di giorni è ancora limitato, però ecco, si può notare come vi sia il picco della domenica, quindi a qualche giorno di distanza dall'incendio, di 373 microgrammi per metro cubo. Questo valore così elevato riteniamo che sia da ricondurre al fatto che il giorno di domenica le fiamme si sono notevolmente abbassate, quindi diminuisce la temperatura e quindi la spinta verso l'alto delle polveri che rimangono
soprattutto nella zona, nelle vicinanze dell'incendio, e quindi questo aggiunto al vapore acqueo sprigionatosi per l'intervento dei vigili del fuoco fa sì che le polveri siano particolarmente concentrate nel luogo dell'incendio. Difatti il valore è molto elevato, cioè di circa 373 microgrammi su metro cubo. Il valore dei primi due giorni, 130-73, è un valore certamente superiore al limite giornaliero di 50, ma è un valore che si ritrova purtroppo anche a Roma nelle giornate critiche invernali, quindi è un valore elevato ma non eccezionalmente elevato, addirittura inferiore per esempio 130-73 a quello che si registra in una giornata critica d'inverno nella zona di Frosinone e della Valle del Sacco in generale. Per quanto riguarda i dati del PM10 nel comune di Pomezia, abbiamo installato un campionatore proprio sopra il comune in via Indipendenza e i dati a partire dal 10 maggio evidenziano che i valori fondamentalmente sono al di sotto dei limiti. Vorrei evidenziare che il valore del 12 maggio, che è un valore superiore ai limiti un po' in tutta la regione Lazio, non è da addebitare all'incendio ma è da addebitare alla polvere sahariana che comunque è arrivata anche nella regione Lazio e che ha determinato in tutta la regione un incremento ovviamente delle polveri rilevate. Anche nelle macchine avrete notato un deposito. E questi sono invece i dati rilevati dalla rete regionale di monitoraggio, quindi ho messo ovviamente le centraline fisse più, secondo me, più rilevanti, quindi quelle della zona di Roma Sud, quindi Cinecittà, Ciampino, Fermi, ma anche quelle della zona di Latina e anche quelle del mezzo mobile che abbiamo ubicato ad Albano, come dicevo. E in questo caso i valori sono in linea con quelli rilevati negli altri periodi dell'anno. Anche in questo caso vedete che gli unici superamenti sono relativi al giorno 12 maggio, che come vi dicevo è stato il giorno dell'arrivo di queste polveri sahariane, quindi chiaramente le centraline lo hanno rilevato e c'è un valore superiore alla media giornaliera. Questi sono invece i dati relativi a IPA, PCB e diossine, che sono, come sapete, i contaminanti più pericolosi che si sprigionano in caso di incendio, soprattutto, soprattutto quando brucia del materiale come la plastica, che per sua natura determina con la combustione lo sprigionamento di queste sostanze. E i dati del 7 maggio e dell'8 maggio sono i dati che abbiamo prodotto oggi e quindi sono dati nuovi. E avevamo già prodotto i dati del 5-6 maggio, cioè i dati dei primi due giorni di incendio. Vedete che nelle immediate vicinanze dell'incendio, cioè a 100-200 metri, i valori rilevati di diossine e PCB sono valori molto elevati. E anche i valori di IPA, e in particolare qui viene misurato il più pericoloso, che è il benzoapirene, è un valore superiore al limite normativo, che è di un nanogrammo per metro cubo. Il valore rilevato il 5 e il 6 di maggio è un valore di 9,1, quindi superiore al valore normativo. Allora, l'unico contaminante normato dalla legge di questi tre è il benzoapirene, che ha un valore di un nanogrammo per metro cubo come media annuale. I PCB e le diossine invece non sono normati, cioè non c'è un limite per quanto riguarda le diossine, per quanto riguarda i PCB. Le diossine, esistono degli studi a cui noi abbiamo fatto riferimento quando abbiamo dato i dati, e sebbene noi non ci occupiamo chiaramente di effetti dei contaminanti sulla salute dei cittadini, è un compito di altri enti, noi però il nostro compito è rappresentare i dati. I valori chiaramente che l'OMS ritiene naturali attraverso una serie di studi eccetera sono di 0,1 picogrammi su metro cubo sia per quanto riguarda le diossine, mentre noi abbiamo rilevato un valore di 77,5, che è un valore obiettivamente molto elevato, sebbene spiegabile con le dimensioni dell'incendio e con la tipologia di materiale combusto, cioè la plastica, e tenuto conto che abbiamo misurato proprio
come dire, a 100 metri dall'incendio, quindi è chiaro che abbiamo misurato proprio l'epicentro del fenomeno. Anche i valori di PCB sono valori elevati, si sono registrati in altri casi anche diciamo, dei valori inferiori, nel senso che non sono forse interamente da addebitare all'incendio, però in questo 394 è molto elevata la percentuale di quelli che vengono chiamati dioxin-like, cioè sono quelli più simili alle diossine, che sono proprio tipici dell'incendio, e nell'ambito del valore di 394 è molto alta la percentuale di questi dioxin-like. Nei giorni successivi vedete che il valore diminuisce da 371 a 300, ma soprattutto diminuisce fortemente la percentuale di dioxin-like, cioè diminuisce fortemente la percentuale di questi PCB che è addebitabile all'incendio e soprattutto quella più pericolosa. Per quanto riguarda invece il benzapirene, vedete che nelle giornate del 7 e dell'8 il valore si riduce fortemente fino ad arrivare già dall'8 a 0,8, e cioè all'interno del limite stabilito dalla norma. Le diossine anche loro hanno un calo notevole, perché passano da 77,5 picogrammi a 16,4 picogrammi per metro cubo del giorno 8, sebbene rimangano ovviamente tra virgolette superiori a quello che è il limite di fondo naturale che è stabilito dall'OMS. Questi sono invece i valori di solventi che abbiamo registrato nella tabella superiore. Vedete i valori del periodo 5-7 maggio, nella parte inferiore vedete invece i valori del periodo 7-9 maggio. Vedete che i valori di benzene, soprattutto nel punto 1, che è il punto più vicino all'incendio, sono diciamo, valori importanti che via via poi si vanno riducendo. Anche per quanto riguarda i giorni successivi, cioè 7-9 maggio, vedete che i valori sono più elevati la domenica, che è il giorno in cui vi dicevo che a causa che le polveri rimangono più, insomma, concentrate nel luogo dell'incendio, perché viene meno l'effetto, viene meno l'altezza delle fiamme, l'intensità, e quindi la temperatura si abbassa, e voi sapete che la temperatura elevata determina una spinta verso l'alto e quindi c'è una spinta inferiore, le polveri rimangono più sulla zona dell'incendio. Volevo anche riassumervi in linea generale quelle che sono le analisi condotte dagli altri enti, in particolare dall'ASL Roma 6, attraverso anche il centro regionale amianto, che voi sapete che nella regione Lazio l'amianto è una competenza dell'ASL di Viterbo, cioè del centro regionale amianto, cioè dell'ASL di Viterbo, e anche attraverso la collaborazione dell'Istituto Isoprofilattico che analizza i campioni prelevati dall'ASL. ASL che ha fornito peraltro indicazione ai sindaci interessati al fine dell'emanazione delle ordinanze. Sapete che i sindaci hanno adottato ordinanze giustamente a titolo precauzionale, che in questi casi il principio di precauzione è il principio chiaramente che deve guidare l'azione di chi tutela la salute delle massime autorità sanitarie, che poi sono i sindaci, e hanno adottato delle ordinanze relativamente all'utilizzo dei prodotti in un arco di 5 chilometri. Per quanto riguarda l'amianto, è stato dapprima verificato dal centro regionale amianto che presso l'impianto era presente dell'amianto, in particolare nella copertura dei capannoni, nella copertura del capannone. Tuttavia, da una prima analisi effettuata sull'area, è stato comunicato che non risultano diciamo, fibre aerodisperse, sia in attesa del secondo campionamento. Quindi il primo ha dato esito negativo, adesso dovrebbero uscire i dati del secondo campionamento. Per quanto riguarda invece i campionamenti di vegetali, che sono stati condotti dall'ASL Roma 6 e analizzati dall'Istituto Zooprofilattico, ho riportato
qui in queste due pagine che comunque vi ho lasciato, in questa pagina che poi comunque vi ho lasciato, quelli che sono i campionamenti effettuati. Ad oggi sono stati effettuati circa 24 campionamenti, vi sono 15 campioni e sono già stati dati i risultati, questo riguarda i vegetali. Diciamo che su questi 15 campioni su 13 è stato individuato un livello inferiore al livello di azione e su uno è stato individuato un livello di poco inferiore al livello di azione, mentre su un unico campione relativo a orzo da campo è stato rilevato un valore di PCB e di diossine superiore al livello di azione, mentre risultano assenti in tutti i campioni per adesso IPA. Altri campioni ovviamente sono in corso, così come sono in corso le analisi del latte. Diciamo che quello sì, a 1,3 km dal è più vicino di tutti, sì, è 1,3 km dal anche se poi in quelli che sono ancora in corso probabilmente ce ne saranno alcuni che sono nell'area di 500 metri, quindi vede che diciamo dal 17° in poi sono in corso, qui non è indicata la distanza, so che hanno fatto dei campioni anche ad una distanza di 500 metri, sì. E per quanto riguarda infine campionamenti di latto vino, questi richiedono chiaramente più tempo e soprattutto devono essere effettuati dopo un po' di giorni, perché un eventuale accumulo chiaramente si può avere dopo un certo numero di giorni, non si ha immediatamente dalla data dell'incendio. I campioni sono stati effettuati, in questo momento non sono ancora stati dati i risultati, che probabilmente verranno forniti nella giornata di domani. Ecco, questa in estrema sintesi, spero di avervi dato tutte le informazioni di cui al momento disponiamo, sia per effetto di analisi che abbiamo condotto noi come ARPA Lazio, sia per effetto di analisi che hanno condotto gli altri enti con cui ovviamente lavoriamo in stretto coordinamento e abbiamo avuto anche diverse riunioni presso l'assessorato regionale all'ambiente, in particolare anche alla presenza del Presidente e dell'assessore Mauro Buschini. Allora, ringraziamo il Dottor Lupo per i dati che ci ha dato, evidentemente sono dei dati in divenire. E tra l'altro voglio ricordare ai colleghi in maniera assolutamente preliminare che sono delle indagini della magistratura in corso e il dottor Lupo, nella qualità in quanto soggetto delegato, evidentemente ha anche degli obblighi di riservatezza ai quali evidentemente deve adempiere e ai quali noi evidentemente dobbiamo attenerci. E il significato della convocazione del dottor Lupo, successivamente dei rappresentanti di alcune pomezie e poi nelle giornate, nelle settimane successive gli ulteriori appuntamenti, sono, limitati alle problematiche ambientali strettamente connesse all'incendio e poi eventualmente alle conseguenze di eventuali problematiche ambientali. Io pregherei i colleghi di fare delle domande assolutamente breve anche nel merito proprio della questione e nell'ambito che in un certo qual modo ho tracciato. Evidentemente il dottor Lupo ha la possibilità darci delle risposte così brevi se lo ritiene, ma poi anche ha la possibilità di farci avere degli appunti e anche delle memorie aggiuntive. E allora Nunes ha chiesto di intervenire, prego. Sì, la ringrazio di questa esposizione così ben dettagliata. A parte che i dati che ci dà sono ancora molto preoccupanti, quello che però ci preme capire è quanto questo impianto sia stato controllato prima. Cioè, voglio dire, i livelli di controllo sia per le quantità sia per il tipo di prodotto, il tipo di rifiuto trattato, sia per la giacenza del residuo trattato, per quanto riguarda tutte le certificazioni antincendio
per esempio, che mi risulta sia mancante, o la relazione tecnica di adeguamento del sistema di sicurezza, che era una condizione delle autorizzazioni. Quindi questo quadro vorrei che lei ce lo potesse esprimere, dato che so per certo che la Regione che demanda all'agenzia a questi controlli. Voglio sapere se lei ritiene che siano stati nel numero e nella modalità corretti. Perfetto. E cosa è stato evinto da questi controlli. E un'altra cosa, visto che noi come Commissione bicamerale d'inchiesta abbiamo nel 2015 evidenziato quella che abbiamo dichiarato la guerra dei rifiuti, perché soltanto nel primo semestre del 2015 c'erano stati 65 incendi in impianti di questo tipo e ad oggi in tutta Italia, stavo parlando di tutta Italia, possono essere sommati a 100. Mi chiedo, quelle che hanno riguardato il Lazio, per quelle che hanno riguardato il Lazio, il protocollo di indagine che l'ARPA ha seguito è lo stesso o ritiene che su questo particolare incendio ci sia stata forse mediaticamente un'attenzione maggiore, una pressione quindi sull'agenzia e quindi una conseguente azione più consistente? Grazie. Collega Storre, lei chiede qualcosa, quantomeno per competenza territoriale. Grazie, soltanto una domanda brevissima. Qualche giorno fa si è diffusa e ha avuto nelle testate locali, anche nell'attenzione delle popolazioni, la notizia che la diossina era 7.000 volte il limite consentito. Questo naturalmente ha creato molto allarme. Forse andava ben specificato che questo limite era a 100 metri, mi pare, dall'incendio, e dire 7.000 volte il limite consentito in un'area di 400.000 persone, perché l'area che gravita attorno a Pomezia è un'area di 400.000 persone, ha creato insomma non pochi problemi. Quindi mi pare che dai dati che ci avete fornito e che provvederemo anche a diffondere, perché questi sono dati ufficiali, insomma non sono coperti da segreto, insomma, da indagini, mi sembra una situazione sostanzialmente sotto controllo, però ecco, un dato così secco ha creato molti problemi e poi una volta che si crea i problemi per far tornare alla normalità, insomma, non è semplice. Grazie. Bene, collega Moronese, proprio brevissimo. Sì, io ci tenevo anche a ringraziare il dottore Lupo sia per l'esposizione ma anche perché loro in primis sono sempre chiamati in causa e sempre con professionalità agiscono. Volevo fare un'aggiunta a quanto già richiesto dalla mia collega circa le verifiche prima, perché dai documenti che appunto abbiamo a disposizione diciamo che tutte le autorizzazioni e tutte le certificazioni non sembrerebbero essere a posto. Fra queste c'erano le 34 osservazioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione del 2010 e alcune di queste che l'azienda ovviamente avrebbe dovuto attuare, e alcune di queste, come quella prevista al punto 11, riguardano dei dati che avrebbe dovuto dare a voi di ARPA. Vorrei capire se in base a quelle osservazioni previste nell'autorizzazione se l'azienda ha mai provveduto a comunicarvi nulla in riferimento al punto 11 e se voi periodicamente avete provveduto a fare dei controlli in virtù del fatto che dopo alcuni anni, dove sembrava procedesse tutto tranquillamente, nel 2016, fine novembre 2016, la cittadinanza, anche attraverso un esposto del sindaco fatto a Enoe, sembrava esserci qualche anomalia. Grazie. Prego. Dottore Lupo, se vuole può dare qualche risposta, ma veramente breve, perché poi dopo abbiamo il sindaco, comunque può anche farci pervenire, come dicevo, bene, ulteriori argomentazioni. Prego. Allora, inizio con la questione relativa al comportamento di ARPA rispetto ad altri incendi. Io sono direttore di ARPA Lazio da circa 2 anni e insomma mi sono già imbattuto in 3-4 esperienze. Ho iniziato subito con quella dell'aeroporto di Fiumicino, che è stata, come dire, una prova non di poco conto, e poi
Poi ci sono stati degli altri incendi, ecco, quello che noi abbiamo fatto è esattamente quello che abbiamo fatto in questo caso. L'incendio dell'impianto TMB di Pontina Ambiente, mi pare, noi abbiamo utilizzato lo stesso protocollo, abbiamo installato dei campionatori attivi passivi, abbiamo fatto riferimento alla rete regionale. È chiaro che in questo caso le dimensioni dell'incendio e il tipo di materiale che è combusto è chiaramente stato diverso, perché i valori che abbiamo rilevato in questo caso sono valori secondo noi diciamo importanti, valori che non avevamo rilevato nei precedenti casi. Per quanto riguarda l'aeroporto di Fiumicino la situazione fu completamente diversa, perché in quel caso noi fummo chiamati dopo diversi giorni dall'incendio proprio per effettuare delle analisi per conto della Procura della Repubblica di Civitavecchia, se non sbaglio, e quindi chiaramente l'incendio era spento, mentre in questo caso l'incendio era attivo. C'è da dire che in quel caso si trattava di un luogo chiuso e quindi chiaramente la dispersione poi è molto inferiore a quella che c'è in un luogo aperto. Quindi i valori però che avevamo rilevato, se non ricordo male, il valore più alto era di 12 picogrammi per metro cubo, qui abbiamo rilevato 77, quindi in questo caso abbiamo rilevato valori di diossina più alti, ma ripeto, perché la situazione era diversa. Per quanto riguarda la questione dei valori di diossina, allora non c'è un limite normativo di diossina, noi ci siamo limitati, noi abbiamo cercato di comunicare attraverso i dati, quindi abbiamo semplicemente cercato di dare i dati in modo puntuale, senza esprimerci sull'effetto di questi valori sulla salute dei cittadini, perché non è un compito che compete all'Arpalazio. Devo dire che la diossina provoca sempre dei problemi quando viene rilevata, nel senso che non essendoci un limite normativo, chiaramente il termine di paragone è su degli studi che vengono fatti da organismi. Noi ci siamo rifatti al valore naturale individuato dall'OMS, che è di 0,1 picogrammi. Ne abbiamo rilevato 77,5, abbiamo specificato benissimo nelle comunicazioni che poi vi manderò protocollate e trasmesse a tutti, pubblicate pure sul sito, su Facebook, su Twitter, abbiamo utilizzato tutti i mezzi di comunicazione. I valori sono rilevati a 100-200 metri dall'incendio, questo l'abbiamo chiarito sempre ed espresso in termini molto chiari. È chiaro che la diossina è un elemento che diventa pericoloso quando entra nella catena alimentare. Io credo che occorra continuare nel monitoraggio che stiamo facendo. Come tutti i fenomeni di questo tipo, io credo che bisogna chiarire bene la portata dell'evento. È un evento importante che certamente ha determinato un tra virgolette danno all'ambiente, perché i contaminanti sono oggettivamente misurati. Non è la Chernobyl del Lazio, ecco, bisogna avere la giusta misura, non bisogna drammatizzare, però bisogna controllare, monitorare e non sottovalutare quello che è successo, perché è stato un fenomeno veramente importante. Questione dei controlli. Allora, io non vorrei esprimermi sui controlli effettuati da altri enti, in particolare quelli relativi all'antincendio, e sono normative che sono verificate dai vigili del fuoco. Ho sentito anch'io nella conferenza stampa che abbiamo svolto presso la Procura di Velletri che i vigili del fuoco hanno parlato di un'ispezione che avevano fatto nel 2012, dove avevano rilevato la mancanza dell'impianto e che poi si è aperto, se non sbaglio, un procedimento penale che si è chiuso con il pagamento della sanzione, ma che l'impianto di antincendio non è stato realizzato. Questo è quello che ho capito io durante la conferenza stampa, però da questo punto di vista, essendoci un'indagine da parte della Procura ed essendo queste materie di indagine, io credo che bisognerà aspettare i risultati dell'indagine. Per quanto riguarda l'Arpalazio, ci tengo a precisare un aspetto. Allora, gli impianti connessi al ciclo dei rifiuti, tra impianti autorizzati in AIA, impianti autorizzati in via ordinaria, impianti autorizzati in via semplificata, AWA, cioè le autorizzazioni uniche, ambientali, stiamo parlando di numeri che superano il migliaio, quindi è chiaro che non è possibile controllare in sopralluogo tutti gli impianti, perlomeno in un periodo limitato. Noi ci concentriamo soprattutto sugli impianti AIA,
che controlliamo quelli annualmente, comunque entro un periodo massimo di 3 anni, e perché chiaramente dal punto di vista ambientale, ecco, ora lasciamo stare dal punto di vista dell'incendio, è chiaro che per noi gli impianti a rischio elevato sono quelli in cui avviene una trasformazione del rifiuto, quindi un trattamento tale per cui avviene una trasformazione del rifiuto. Questo è un impianto in cui avveniva una selezione manuale dei rifiuti, cioè venivano raccolti imballaggi presso centri commerciali, questi imballaggi manualmente veniva separata la plastica dalla carta, dal legno, questi venivano o direttamente mandati o direttamente recuperati o mandati in altri impianti di recupero o di smaltimento. Chiaramente ho chiesto ai miei uffici, anche nell'ambito dell'indagine, lo stanno facendo comunque, di verificare i controlli effettuati in questo impianto. Posso dirvi ad oggi che nell'anno 2013 e nell'anno 2014, rispettivamente nei mesi di novembre, sono state fatte delle verifiche sull'impianto per quanto riguarda gli scarichi e non sono stati rilevate delle anomalie. Stiamo verificando nei periodi precedenti al 2013, quindi 2012-2011 in particolare, se sono stati fatti dei eventuali controlli e i risultati e i soggetti a cui sono stati mandati le risultanze dei controlli. Ecco, però ci tengo a precisare che occorre da questo punto di vista dare un'informazione corretta. Noi facciamo circa 320 controlli annui sugli impianti connessi al ciclo dei rifiuti. Tra l'altro, facendo riferimento a dati 2015, che sono gli ultimi dati ufficiali, circa il 50% di questi controlli li facciamo su istanza dell'autorità giudiziaria o comunque di forze di polizia giudiziaria o comunque di altri enti, per esempio segnalazione di comuni, esposti, eccetera. Sì. No, allora, noi facciamo, per darle un dato, per esempio nel 2015 noi abbiamo fatto, con riferimento agli impianti connessi al ciclo dei rifiuti, 329 controlli, ok? Di questi 185 sono controlli programmati su impianti, 144 sono controlli che ci sono stati richiesti e a cui non possiamo, sui quali nei limiti del possibile non possiamo esimerci, per esempio ce li chiede l'autorità giudiziaria perché ha delle indagini, o ce li chiedono le forze di polizia giudiziaria, o ce li chiede la Regione, per esempio. La Regione e il Ministero dell'Ambiente nel 2016 ci hanno chiesto un controllo a tappeto su tutti gli impianti di trattamento meccanico biologico del Lazio, è chiaro che diamo priorità a quella tipologia di controlli. E dopodiché io credo che vada fatta una riflessione, ma questo per chi è anche componente della Commissione bicamerale d'inchiesta è un argomento che abbiamo discusso molto, e su le dotazioni organiche e sugli investimenti che vengono fatti negli enti che si devono occupare di controllo, perché il controllo non si realizza facendo una norma o semplicemente inasprendo una pena, ma si realizza investendo risorse sugli enti che si occupano di fare questi controlli. Grazie, la ringraziamo. Se abbiamo bisogno, necessità, la disturberemo ancora. Grazie, ingegnere.